Se senti di essere ancora intrappolato o intrappolata nelle emozioni negative del passato, se porti con te ferite che non riesci a lasciare andare, allora questo video è proprio quello giusto per te. Secondo la medicina tradizionale cinese, quando viviamo esperienze traumatiche o emozioni particolarmente intense come rabbia, paura, tristezza o frustrazione, ecco, queste emozioni possono rimanere intrappolate dentro di noi, nel nostro corpo, creando blocchi energetici, ristagni e poi tensioni croniche. Questo è il motivo per cui spesso le persone che hanno vissuto traumi emotivi sentono poi dolori fisici in specifiche aree del corpo. Oggi ti guiderò attraverso una sequenza di esercizi di Qigong terapeutico progettata specificamente per aiutarti ad iniziare a liberarti dalle ferite emotive, permettendoti di rilasciare i blocchi energetici che trattieni dentro di te. Imparerai come il movimento, la respirazione e la concentrazione possono lavorare insieme per liberare le emozioni cristallizzate nei tuoi tessuti, portando così un senso di leggerezza e di libertà. Questi esercizi fanno parte del mio metodo di Qigong terapeutico e mi hanno permesso di aiutare centinaia di persone a ritrovare il loro benessere e a vivere una vita più leggera e ricca di gioia e di felicità. Le testimonianze di chi ha seguito i miei percorsi parlano di miglioramenti straordinari e di vite trasformate. Puoi ascoltare le loro storie sul mio canale YouTube e sul mio sito web, dove condivido i loro incredibili percorsi di guarigione energetica e di trasformazione. Se ancora non mi conosci, io sono Alex Recchia, maestro di Kung Fu, formatore nazionale di Tai Chi e Qigong terapeutico ed educatore del benessere. E se è la prima volta che visiti questo canale, iscriviti subito perché troverai delle risorse utili per migliorare il tuo benessere e la tua vitalità. Molto bene, cominciamo. Prima di tutto, eleva le braccia e conduci le mani al cuore. Al centro del petto, la sede del tuo centro emozionale. Chiudi gli occhi e fai dei respiri profondi. Inspiriamo dal naso e espiriamo dalla bocca. Inspira. Espira. Ancora una volta, inspira, espira. Ora mantieni gli occhi chiusi. Il respiro si normalizza, respiriamo solo dal naso. E ascolta, ascolta il tuo cuore. Mantieni le mani sul tuo cuore, ascolta il battito del tuo cuore. Prenditi qualche istante per sentire il tuo cuore che batte. E adesso ti chiedo, sempre con gli occhi chiusi, di ricordare un motivo per cui essere grato o essere grata oggi. Ringrazia per qualcosa di bello che è nella tua vita, che può essere qualcosa di piccolo, come ad esempio le cellule, che ogni giorno, le nostre cellule, che ogni giorno ci supportano e ci mantengono in vita, ma anche qualcosa di grande, come la vita stessa. E dopo aver ringraziato, riapri gli occhi. E gradualmente esegui questo gesto. Il petto si apre e ti fa aprire le mani. E il petto si chiude. Puoi visualizzare come una sfera di energia che dal centro del petto fuoriesce, espandendosi fra le tue mani. E poi si richiude. O come un fiore che sboccia tra le tue mani e te le fa aprire. Infatti il nome di questo esercizio è proprio il fiore che sboccia.
Visualizza questo fiore che sboccia da dentro di te, dal tuo centro emozionale. E poi gradualmente si racchiude e ritorna all'interno. Inspira e il fiore si apre. Espira e il fiore si richiude. Ancora una volta, inspira. Espira. E adesso inspirando ci apriamo e questa espansione diventa ancora più ampia. Abbraccia questa sfera, questo fiore. Le braccia vanno su, il corpo si espande. E ora raccogli questa energia, l'energia del chi cosmico, e portala dentro di te. Lascia che ti curi. Il cuore si apre e si estende verso l'infinito. E poi gradualmente l'energia entra dentro di te e ti nutre e ti cura dall'interno. Apri ed espandi. Inspira. Espira. Inspira. Espira. E gradualmente lascia che questa zona, che è la zona del centro emozionale, si faccia sempre più morbida e si predisponga a liberarsi di queste emozioni che da troppo tempo stai portando con te, come delle zavorre che hai bisogno di lasciare andare se vuoi passare oltre, se ti vuoi evolvere, se vuoi cambiare, se vuoi trasformare te stesso o te stessa. Ancora una volta, inspirandoci espandiamo, apriamo le braccia e gradualmente le richiudiamo. E ora gradualmente portiamo le braccia innanzi a noi ed eseguiamo questo gesto. Respingere la scimmia. Ruotare il corpo, guardare indietro e accompagnare come una sfera di energia da dietro di noi ad innanzi a noi. Un movimento lento, delicato, è come una danza. Rilassa il corpo. Evita qualunque sensazione sgradevole. Concediti di stare bene, di fluire. Ed ecco che le nostre paure che risiedono dietro di noi vengono accompagnate davanti a noi, le consapevolizziamo. Tutti i nostri traumi, le nostre insicurezze, le nostre ferite vengono portate alla luce.
Inspira. Espira e fluisci con il movimento. Molto bene, lasciamo andare le braccia giù. Inspira, espira. E per concludere questo movimento, ruotare il corpo e guardare la luna. Le mani si estendono come voler catturare l'energia del cielo, del chi cosmico e portarla dentro di noi. Muoviti con fluidità, non avere fretta e ascolta il tuo corpo. Il Qigong è come una danza con noi stessi, con la nostra interiorità, con le nostre emozioni. Eseguiamo il movimento ancora una volta, andiamo su. Ah, ci distendiamo bene. Ancora un'altra volta dall'altro lato e anche qui ci distendiamo bene. Tutto il fianco si distende. E gradualmente portiamo le mani giù. Ora ti chiedo di prenderti un istante per sentire come stai. Ascoltati. E chieditelo proprio. Come mi sento? Come senti il tuo corpo? Come senti il tuo stato d'animo in questo momento? Come percepisci il tuo corpo dopo aver fatto dopo aver eseguito questa serie di esercizi? Ecco, prenditi un momento per ascoltarti. E adesso, prima di concludere, eseguiamo questo movimento che ci aiuta a riequilibrare il nostro chi e a distribuirlo equamente all'interno del corpo. Inspira, le mani vanno su, espira, le mani scendono. E poi avvicina le tue mani, cariche della tua energia curativa, del tuo chi che hai messo in movimento durante la lezione, avvicinale al petto.
senza toccarti. Lascia che l'energia nutra il tuo cuore, il tuo centro emozionale e che ti permetta di elaborare le tue emozioni trattenute in questa zona, i tuoi traumi, le tue ferite emozionali, questi pesi, queste zavorre che porti con te da troppo a lungo. E visualizza mentre questi nodi si sciolgono. E una luce cristallina penetra nel tuo petto e lo irradia. E gradualmente rilascia le mani, massaggia un pochino le mani, le scrolliamo, le muoviamo un po', un ultimo respiro profondo. E la lezione è terminata. Prima di lasciarci ti invito a fare un'azione importante. Vai alla descrizione di questo video e clicca sul link per accedere a due routine completamente gratuite e ad altro materiale che da tempo metto a disposizione dei miei followers per supportarli nella pratica. Per te sarà non solo un ulteriore impegno con te stesso o con te stessa, ma anche un modo di esplorare il funzionamento della nostra piattaforma in un luogo tranquillo e senza le mille distrazioni che trovi qui su YouTube e che ti impediscono di concentrarti e di ottenere risultati. Prova l'area riservata e accedi ad altro materiale di valore in modo gratuito e sicuro. Ti aspetto!